Ciao a tutti ragazzi, bentornati su questa scrivania, sulla scrivania di Simo Briggs, l'unica vera scrivania del Lego. Vabbè, bando alle ciance. Oggi ho voluto portarvi questo video per farvi rendere conto di quanta roba ho. Sembra poca, ma in realtà non lo è. Vedete, dalla grossezza di questa pila di istruzioni. E alla vostra destra c'è anche, come vedete, c'è un'altra pila di istruzioni parecchio grossa che andremo a vedere pian piano. Allora, non è che io ho preso queste istruzioni a caso. Io voglio ricostruire il treno blu. Se vi ricordate, dovrei aver. Anzi, che sto dicendo? Non vi ho mai fatto vedere il video, quindi è tempo di rimontarlo e fare una recensione. Ok, benissimo, iniziamo subito a caso dalle istruzioni che ho. Vedere un po' a dividere le Speed Champions, Lego City, Lego Creator. Allora, così dovrebbe vedersi bene. Cioè, sono pure legati insieme. Cioè, 1-2, questo è uno solo, sì. Non ne capisco il motivo, anche qua la Lego potrebbe mettere un manuale unico insieme, okay. Tanto. La carta che sprecano è quella, se così si può dire. Lego City, questo qui, stupendo. Questo qui l'ho preso al Lego Store di Arese. Sì, fantastico. Questo qui, allora, queste sono le cose che mi interessano. Sono le carrozze del treno. Fantastico, divertentissimo. E anche queste. Il problema di ricostruire un set che da un bel po' che non lo prendi in mano è cercare tutti i pezzi ovunque dove siano dispersi, quindi. Sarà una bella sfida. Speed Champions. Questa qui l'ho recentemente acquistata per il mio compleanno. Ragazzi, ho 20 anni belli rotti ormai. Sono giovane. Lego Creator, questo carino. Peccato che sia rovinata. Poi, Lego Creator, l'altra. Ecco, poi dovevo dividere. E questo è il Lego Creator, come ben sapete, ha tre set in uno. L'altro Speed Champions. Ecco qui, Lego Creator. Animali del parco, anche questo al Lego Store di Arese, più classico pick a brick. Allora, queste ci siamo, possiamo metterle sotto. Poi che abbiamo? Star Wars. Vabbè, Star Wars, l'unico set che ho comprato perché mi piace. Cioè, sono appassionato di Star Wars, no? Niente da dire, anzi, non vedo l'ora di vedere Rogue One. Però il problema del Lego Star Wars, ragazzi, che costa. Perché c'è la licenza, quindi io sinceramente non ho tanti soldi. Ah, vabbè, Microfighters, anche questo. Una volta spiegato così, vedi, diritto perfetto. Microfighters. Ok, bellissimo questo, ragazzi. Questa è una cosa epica. Quando ho comprato il ristorante parigino, che tra l'altro devo fare anche la recensione, per memoria per me. Questo set completamente gratis, cioè epico sta cosa, veramente ne vado orgoglioso di avere questa cosa. Quest'anno, allora, come sapete benissimo, c'è magari non tutti sanno che c'è una specie di pupazzo di neve con un pupazzo di neve. Che sto dicendo, pupazzo di neve? Praticamente è una di quelle cose che simulano la neve nella Vabbè, insomma, farò vedere un'immagine perché la mia descrizione è alquanto. Oddio, Nezzo Knight! Non mi fa impazzire questa serie, devo dire la verità. Non la sto portando avanti proprio per niente. Hero Factory. Questo mi è stato regalato dalla mia vicina. Ma vabbè, una roba vecchissima. Anzi, non so neanche più dov'è, però. Proprio non mi garba zero. Schifo. Schifo. Hero. Creator, tanto vedete la differenza negli anni. Questo qui, non so, forse era 2015, 2014, non mi ricordo. 2015, sì. Un po' vecchiotto. Soprattutto se adesso andiamo nel 2017. Quindi, questi qui ce li ho tutti e tre. Adoro questi set del Lego Creator, sono piccoli, ma hanno una buona dose di set interessanti. Questa copertina è fantastica, ragazzi. Una cosa epic. L'altro, eccolo qua. Ci sono tutti. Ecco qua. Se vedete che manca qualche recensione, ditemelo. Creator
Casetta sul lago, anche questa molto bella, gli manca quella, la versione originale, che credo che sia più grossa, se non sbaglio, sì, a posto. Netsonite, via, questi non mi fanno impazzire, li ho smontati, non so più neanche dove siano, non ne voglio più vedere. Speed Champions, questa serie mi ha sempre interessato. Ferrari, questa Ferrari qua, epica. Penso quella versione da gara, non quella da strada. Poi Porsche Starter Line 1, allora 3, 2, allora lui, l'istruzione numero 1 è quello grande, sì, promemoria anche per me. Questo qui è Lego City, inseguimento polizia, veramente carino. SUV l'ho smontato, questo qui ce l'ho ancora. Beh, se mi servirà prima o poi, se vorrò fare un'altra città. Come beh, dovreste ben sapere, il mio problema è il tavolo. Io ho un tavolo grosso solo in giardino e basta. Per il resto non potrei fare una città decente, quindi non la faccio dentro. Trasportarlo dentro è impossibile. No, mi stavo sbagliando. Oh, bellissimo sto set, ragazzi. Camper e caravana, una delle cose fantastiche. Poi cosa che abbiamo qua? Ah, questo qui è vecchissimo. Caro attrezzi con... Caro attrezzi con la macchina, epico. 1, 2. Poi abbiamo l'elicottero con Swamp Police. E ah, beh. Poi abbiamo la parte del treno. Eccola qua. Cargo. Benissimo. Ora che abbiamo smaltito le parti piccole, andiamo alle parti grosse. Ma prima sistemiamo qua. Ah, vabbè, nota bene. Questi qui sono delle istruzioni di Super Heroes. Niente di super interessante. Benissimo. Qui abbiamo un catalogo. Questo qui è un... A me piace i cataloghi, piace sempre tenerli. Questo qui mi sa che... No, gennaio-maggio 2016. Vabbè. Allora. Qui arriva la parte grossa. Queste buste di plastica. Ciò. La casetta creator, non li voglio tirare fuori perché sennò poi è un casino. E la casetta creator, poi c'ho le istruzioni del ristorante parigino e questo elicottero qua. Cioè l'aereo quello super, super figo, questo sì. C'è la recensione, no, in realtà non ce l'ho, però. Anche questo è un set che avevo comprato circa 2 o 3 anni fa. Anche questo è un po' vecchiotto, non so dove è finito. Qua abbiamo le stazioni della Lego City varie, cose così. Abbiamo questo qui, il cosino delle minifigure serie Disney. Ne ho comprate due. Devo dire che ho trovato le migliori. Secondo me ho trovato Buzz Lightyear e Capitan Uncino. Non volendo comprarne perché, ragazzi, anche queste voglio dire costano tantissimo. Poi abbiamo l'unico set Minecraft che ho comprato. Perché anche questi ragazzi costano tantissimo. Ah, poi c'è l'aereo. L'aereo ambulanza, che questo l'ho comprato per epico. L'elicottero che vi dicevo. E sotto l'istruzione che mi serve, cioè questo, il treno epico. Questo treno è di poco epico. A Natale, ragazzi, ho visto un'offerta all'Auchan. Adesso 86 euro questo treno qua. Dove è finito? Questo qua, il 6051. Ragazzi, epico. Epico. Veramente. Come non comprarsi. Come. Guarda, veramente una cosa a dire poco epica. Benissimo, continuiamo. La review, diciamo così. Allora, qua dentro c'ho tutte le istruzioni Technic di tutti i set che ho. Poi sotto c'è un catalogo, giugno-dicembre 2016. Benissimo, questo va, ops, va tirato fuori perché non vi ho mai fatto vedere niente di Technic, sostanzialmente. Allora, Super Jeep, mega, mega figa, in cui ringrazio mio cugino, questo qui me le ha tutte regalate lui, fantastico. Poi c'ho, qua gli manca la copertina, ma sostanzialmente questo. Questo qui è il modello B. Poi, sì, avete capito male, no, eh? La ruspa è là sopra il mobile a prendere polvere, bellissima anche questa.
Questo qui perché non lo monto? Perché sostanzialmente a me si è rotto un pezzo che a ricambiarlo mi costa un casino. Ecco, a me si è rotto questo pezzo, porca miseria. Più qualche altro pezzo che non mi ricordo, che è un problema. Ecco, forse uno di questi. È veramente una cosa triste. Vorrei comprarlo su internet, ma non ci ho mai pensato. Prima o poi lo faccio, giuro. Questa moto epica, mi piace un casino. Allora, forse queste mi sa che le ho perse. Queste qua. Poi la cosa che. Anche qua, la cosa che ho perso di questa roba è la catena. Adesso non so, adesso ve la faccio vedere. È la catena che collega. La catena, insomma. La catena che gli collega al motore. Questa moto è fantastica. Cioè, mo questo è il modello B. E poi c'è il modello A, che è questo. Ecco, a me manca questa fottutissima catena. Mi mancano dei pezzi. Che è una tristezza immane, veramente. Questa moto è fantastica. Mi è sempre piaciuta. Poi, cosa abbiamo qua? Ah, questo mini set. Fa ridere, questo me l'ha regalato. Non mi ricordo. Vabbè. Poi, cosa abbiamo qua? Che questo l'ho sempre voluto. Questo set Star Wars qua. Anche questo, forse l'ho visto a 20 euro, forse 2 anni fa. No, l'anno scorso era sul sito della Lego, ma che mi fa impazzire. Questo è il modello B. Poi qua abbiamo, ecco, l'altro manuale di istruzione della ruspa. E qua abbiamo l'altro manuale di istruzione della ruspa. Basta, per le Lego tecniche è finito. Vi ringrazio per la visione, ciao e alla prossima.